sollevo lo sguardo la vedo nel cielo, eh. È mostruosa a grandezza, è il camion dei Ghostbuster. Avrei un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Tiè, Napoli. Riconosci che è Napoli perché c'è sta Simone. Ciao. Simone, ogni volta che veniamo a Napoli ci sta. È veramente tradizione. Però ha accettato in maniera consapevole e volontaria di venire qua a squagliarsi la faccia con me. Perché l'hai fatto? Per la compagnia, è bello stare insieme, fare cose, girare. Sì, ma è troppo dolce, ma molto pure te. Grazie del like, grazie del commento, grazie del follow, grazie di essere te. Cosa stiamo facendo qua? Stiamo facendo uno dei video più belli di quest'anno. Stiamo andando a scoprire l'oro di Napoli. Caldo, molto. È il secondo dopoguerra. C'è poco da mangiare in giro e i forni per la pizza sono esplosi, sono andati tutti, sono tutti in fumo. Si comincia a cercare una soluzione per le strade, per i bassi napoletani, i vasci. E questa soluzione è una pentola di olio bollente. La soluzione che viene in mente a molti è: ma se io prendessi l'impasto della pizza e lo riscaldassi con l'olio bollente in questi pentoloni, cosa esce? Esce un volume di pizza fritta gigante. Un volume che anche psicologicamente mi gonfia, mi riempie. Ma che poi è buono. Nasce la pizza fritta. Con antenati già testati a livello storico nel 500 e nell'800, ma nel secondo dopoguerra che la pizza fritta, per come la conosciamo oggi, ahi via. Cosa ci si mette dentro? Tutto. Tutto quello che avanza in dispensa, per lo più ricotta e ciccioli, detti anche cicoli. Cicoli. Che sono gli avanzi, il grasso avanzato dai tagli più pregiati del maiale. E oh, noi oggi iniziamo questa avventura. Sono molto emozionato, ho messo insieme tutte le pizze fritte di un sondaggio che ho fatto un mesetto fa, le migliori, quelle che sono state proposte più volte. Ho tolto quelle in cui sono già stato, quelle che ho trovato troppo turistiche quando sono andato a provarle. Ma che altro devo dire? Devo sorridere. Cominciamo quindi dai quartieri spagnoli. Qua ci sono tre leggende. Noi cominciamo da Gennaro. E eccoci qua. La vedi sta mezzaluna tagliata a metà? Che se faccio così sbrodola qualsiasi cosa? Questo è il battilocchio. La storia dei bidoni, dei cestoni, delle boatte, dei pentolone davanti le case, piene d'olio. Si rifà pure alla storia dei pizzaioli, che l'impasto che avanzava, o anche l'impasto che facevano punto, proprio per il periodo storico in cui sono nate le pizze fritte, avevano trovato un'idea loro. Se mi metto a fare l'impasto, ma lo do a mia moglie, che si mette fuori casa e lo frigge direttamente, io posso continuare a lavorare. E intanto la pizza si vende da sé. In questa maniera chi passava per i quartieri poteva prendersi proprio davanti alla casa dei pizzaioli la pizza fritta fatta sul momento e andare a casa, pagando poco e riempendosi la pancia. Ti strappa l'amore dal petto, come si dice a Napoli? Tu strappa indopietto. Ti strappa indopietto. A indopietto. Ti strappa indopietto. Questa, a parte l'aggiunta del basilico, è proprio quella con il cicolo, la ricotta e il pepe, basta. E lo sai quanto viene? 4 euro. L'impasto è spettacolare, né troppo unto né troppo asciutto. La ricotta calda e il cicolo grasso che ti si appoggia in bocca. E non se ne va più via. Per 4 euro un capolavoro del genere glielo invidiamo da qualsiasi parte del mondo a Napoli. È veramente bello affondarci la faccia, eh. E lo so che hai visto pure lei. Poi ci andiamo. Montanara classica con ragù napoletano, parmigiano reggiano, mozzarella basilico, 6 euro. Della Montanara, che è la sorella maggiore, la sorella più grande della Montanarina. Ammazza, oh. Di lei, dicevo, non si è ancora trovata la quadra storica. Si presume sia nata allo stesso periodo dell'altra pizza fritta, della Battilocchio. 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 Però quando vado a cercare testi e tutto, trovo la Battilocchio citata per prima e la Montanara per seconda. Non lo so perché. Va scoperta roba. Devo anch'io studiare di più e essere più preparato. Cosa ci abbiamo qua? Ci abbiamo una margherita fritta, la vogliamo chiamare. E questa margherita fritta, che appare anche nell'oro di Napoli con Sofia Loren, insieme alla pizza Battilocchio. Aspetta, non posso, scusa. Questa pizza fritta, ma in realtà tutta la pizza fritta, ma nel film mi sembra di ricordare sia proprio con lei in scena, viene chiamata anche la pizza 8 o giorna 8, ma in realtà anche la Battilocchio. Però comunque, perché? Perché è la pizza che si prende oggi a credito e si paga tra 8 giorni, proprio perché la prendevano persone magari in difficoltà, ma che comunque lavoravano, sfruttati, ma lavoravano, e che i soldi ce l'avrebbero avuti tra una settimana. Quella settimana sarebbero andati al lavoro, una volta arrivata la busta paga avrebbero riportato cassa. È fantastica, è fantastico l'impasto, è fantastico il sugo, è fantastica. Per 2 euro in più te la consiglio di assaggiare, ma la mia preferita rimane quell'altra. Quella mezzaluna di gioia e grazia. Sollevo lo sguardo, la vedo nel cielo, eh.
sto mangiando questa pensando a lei. È un po' come andare a letto con una persona e intanto pensare ad un'altra. Un tradimento brutto, 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 lo so. Però era fantastica. Oh, Gennaro, per me, 9. 9, sono stato troppo bene, è stato bellissimo. Era un passo dall'entrare nel Valhalla rimanendo vivo. Bellissimo, 9. Questo ricordandoci che comunque non abitiamo nel mondo dei pini pony. Ricordate sempre che il mondo è un posto... la maggior parte delle volte è orribile. Tre quarti delle cose che mangiamo sono frutto di uno sfruttamento di qualcuno. E in cucina ci stanno delle persone. Non esiste un posto che fa tutto bene, tantomeno esiste un posto che fa tutto bene sempre. Ce devi mettere pure anzi nel tuo. Vai, specialmente in una friggitoria, che c'ha questo gioco dell'olio che ci fa prestare attenzione. Vacci quando sai che c'è poca gente, poca fila. Vacci a un orario non troppo fuori da quello classico del pranzo cena, perché... non sai mai il livello di olio, come è stato gestito, chi quel giorno in cucina è stato lasciato e quindi ha lavorato peggio. Siamo esseri umani e stamoci. Però per l'esperienza che ci ho avuto, io oggi qua, 9. Allora, mo qua, in questa zona, ci sono due leggende, le altre due che ti stavo di prima. Una è Fernanda, che è venuta a mancare l'anno scorso, ma la pizzeria continua a rimanere aperta. E l'altra è Insuccio. Nel sondaggio, però, loro due... naturalmente stavano lì agli alti, ma c'è stata una pizzeria che l'ha superati e gli sto davanti. Pizza e passione di Lino Gas. Io non ci sono mai venuto, non so come sia la pizza fritta qua, però non vedo l'ora di scoprirla, perché addirittura un signore ci ha fermato dall'altra parte della strada con Simone per dirci: oh, dovete andare là. Gli stavo, l'imbottunata, 8,50 provavola, pomodoro, mozzarella, pepe salame. È grossa quanto mezzo Simone, com'è possibile? Sì. Ciao. È tipo due volte la mia faccia. Mi sa che... ah, la ricotta, c'era pure la ricotta. Restava di me, sa che mi sono dimenticato un ingrediente. Ma... forse posso capire perché me l'hai consigliato. Perché molti di questi locali sono stati aperti, gentrificazione, turismo. Boh, arriva la flotta di gente che vuole mangiare napoletano, o almeno quello che nella loro testa è napoletano. Compreso me, perché io sono turista quando faccio questi video. Quindi... non mi diceva nulla di eccezionale, e invece guarda che mi ha fatto trovare. Già a toccarla si sente che anche qui abbiamo il giusto grado di unto. Però questa costa il doppio e un po' di più, però è mostruosa a grandezza, è il camion dei Ghostbusters. È veramente uno sleppone. Cerchiamo di mangiarlo in orizzontale, altrimenti la farcitura va tutta sul fondo. Sì? Tu? Bella. Al rapporto di farcitura? Il rapporto, non quantità, perché giustamente è più grande, ma il rapporto, quella di Gennaro era più farcita. Questa ogni tanto dà il morso che è solo impasto. Però giustamente a farla così grande poi pesava 8 kg, come si faceva? Però buona, buona ma buona. Preferisco comunque quella di Gennaro, anche per il sapore della ricotta, che là l'ho proprio avvertito. Era ricotta con sto pepe profumato. Manca lei, non può dire niente. E credo anche che entri in gioco il fatto proprio di gusto personale. Quindi, alzo le mani. Bello però. L'impasto, sai, l'impasto che mi sembra che ci abbiano prestato più attenzione rispetto a quello di Gennaro. Però, davvero, gusti personali. Per me quella 9 e questa 8,5. Ma comunque sto a volà. Viaggio altissimo. E pensa che di questo video siamo solo a metà. Perché non andremo da Pellone perché ci sono già stato. Non andremo alla Masardona perché ci sono già stato. Ma stiamo per andare a scoprire due realtà che sembrano due esperienze lisergiche. Due concetti al di là del concepibile. Ma hanno detto che sono oltre il buono. E quindi ci andiamo. Tra il tempo che ci mettiamo a arrivare. Sai qual è la forza del Lino Gas? Credo che sia quello il motivo per cui me l'hai suggerito. Per cui me l'avete suggerito. La leggerezza dell'impasto. Fantastica, ma leggera, 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 leggera come i tocchi che dai allo schermo quando stai sul profilo di qualcuno su Instagram e devi stare attento a non mettergli like. Leggero. Dove stiamo andando? Stiamo andando da quella che è considerata la regina della pizza fritta napoletana. A parte che dei due posti che mancano oggi mi sa che ne famo solo uno, perché io non voglio pagarmi una lavanda gastrica per Simone, ma la regina della pizza fritta napoletana si chiama Isabella Deschamps. E si trova nel rione Sanità, il rione di Totò. Andiamo a vedere, io non l'ho mai assaggiata. Andiamo a vedere con i nostri occhi le mani di sta regina e i prodotti che crea. Eccoci, arrivati. In questo rione, lei. Allora, chi è Isabella Deschamps? Isabella Deschamps è una ragazza, 31 anni, giovane donna,
che ha lavorato in tutti i posti in cui ti sei mangiato la pizza fritta. Concettina Tressanti, Masardona, Sorbillo. Si è specializzata così tanto da aprirsi il proprio locale in cui fa pizza fritta, sia tonda sia battilocchio, batocchio. E noi oggi ci siamo venuti proprio perché ha vinto il sondaggio, ma io sono contentissimo che abbia vinto il sondaggio un locale del genere. E eccola, la nuvola completa, Isabella Deschamps. La nuvola viene 7 euro, guarda che bello. Ma lo vedi, lo senti il rumore, fa innamorare pure con le orecchie, fa venire fame pure con le orecchie. Adesso noi ce l'abbassiamo, la tagliamo e dentro ci troviamo ricotta, pepe, cicoli, pomodoro. Provola. Perché è la classica con l'aggiunta del pomodoro e della provola. Il profumo è un bel battesimo, perché ti teletrasporta direttamente nel mondo di Isabella, che io la vorrei conoscere perché secondo me è una leggendaria. Si vede il pepe, il livello di farcitura sembra veramente variegato in modi splendidi, c'è rosso, c'è bianco, ma la maniera in cui si confondono tra di loro i colori ti fa innamorare gli occhi. Era la faccia della felicità, quindi. Questa è 10. Questa è quella da 10. 10. Ma il pepe come scombustolo. Mannaggia, non so come farti vedere che è buona. Però si vede, beh. Questa è davvero la... Scrocchia, quella è la cosa più bella. Scrocchia. Ciao. Ha ballato il tavolo. Scrocchia a differenza delle altre. L'impasto è leggerissimo. Lo strato di impasto è veramente un soffio. Sono 2 micron di impasto di pizza stesi. Un velo, una poesia. Mamma mia, quanto è bene. Mannaggia. Guarda, veramente si vede il pepe, eh? Che sporca la ricotta, che la condisce. Anche i cicoli, i ciccioli. Si sente proprio una qualità superiore rispetto a quelli di Gennaro e Lino Gas. Attenzione per la materia prima, qua. Più piccola di quello di Lino, però anche più economica. Più costosa di quella di Gennaro, però grande uguale. Sì. Forse anche un po' di più. Buonissimo. Veramente buona questa rivelazione. Questa è un 10. Su sto canale non gli do molto spesso il 10, eh? Mi ricordo 2-3 posti. L'ultimo è stato l'Olmo. Però questo è un 10. Sta pizza fritta è da 10, ma non un 10 qualsiasi, è 10 Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Diego Armando Maradona. Mamma mia, mi sto a finire pure l'altra parte. E Simone oggi mangia, ti giuro mangia, ma mi sento che sto a fondare proprio la faccia dentro una divinità, dentro la natura stessa della vita. Fantastica, fantastica. La qualità degli ingredienti. Sento il sapore di ognuno. Senti, finimo. Io ti ho detto 10 e andiamo. Mi sa non oggi, ma all'ultimo posto di questo video. Però questo posto, grazie che mi hai detto grazie. Te voglio bene. Uscimo, ma uscimo. È che era morbida e croccante insieme, gustosa e ricca e leggera contemporaneamente. No. E eccoci qua, lo vedi bene? Fammi vedere se lo vedi bene. Sì, lo vedi bene. Questa qua è l'antica pizzeria dei Figliole. Antichissima, avviato dalla bisnonna delle attuali proprietarie. Infatti adesso ci sono Giuseppina, Immacolata e Carmela a gestire tutto questo posto che fa esclusivamente pizza fritta. E siamo dentro una pizzeria storica, una famiglia dedicata all'alimentazione, all'alimentare, che lavora dal 1860 e che in tutti questi anni ha avuto solo 2 cambi di sede, causa bombardamenti, casini vari. E c'è seduto qua pure Simone perché te ne racconta una storia. Mio nonno era un rappresentante di Dolciumido, aveva chiuso la salumeria e quindi girava con la macchina tutti i giorni e veniva qua almeno 2 volte a settimana perché era la cosa più comoda e che lo rendeva più felice insieme a una birra. Secondo la storia è un posto molto popolare dove le persone vengono veramente a gustarsi una pizza fritta. Cioè noi abbiamo tolto questo tavolo, cioè si è alzato lui, ma gliel'abbiamo scippato. Ma il signore che stava qua mangia tranquillo, si è finito la pizza e è andato via. Bello. E qua, completa scarola. Mozzarella, ricotta, cicoli, salame, pomodoro e pepe. Scarola, acciughe, olive nere, pepe. Tutte e 2, 7 euro. E cominciamo dalla scarola, scarola. Scarola, io non la so pronunciare mai. Già dall'aspetto e dal profumo di fresco. Che fame. Che bello. Guardala. C'ha un suo perché, eh. Capisco perché l'hai votata, l'avete votata perché... L'impasto qua è molto più denso degli altri che abbiamo provato. Forse il più denso, ma comunque nelle prime posizioni. La parte croccante esterna, perfetta, rimane veramente...
il pluriball, lo scrocchio del pluriball. Senti proprio che ti esplode in bocca, con piacere. Pepe come se piovesse e farcitura molto presente. Lei non scherza, lei sa proprio di popolare. Senti il pepe come raschia in gola. Lei sa proprio di botta, di una cosa che ti deve riempire. Dai, bello. Bella, bella. Ti posso dire, gusto mio, se mi voglio sfondare con gli amici vengo qua. Se voglio divertirmi con la bocca vado da Isabella Deschamps. Ma questa è poco sotto Isabella Deschamps, in generale, secondo me. No. Veramente goduriosa. La parola giusta è goduriosa. Una chiave per il paradiso. È veramente un fatto solo di gusto personale, però, eh. Se ti piace, se ti va. Perché ci sono anche giorni. La giornata zozza goduriosa o la giornata quella un po' più ricercata, impegnata. Il fatto di aver messo, stavamo a parlare con Simone, ma la scarola cruda, così fresca e croccante. Forse se lo meriterebbe pure lei il 10, cioè per il fattore. Poi ci pensiamo. Stiamo sulla completa, che guarda come sono poco, mannaggia, sono gonfie, ma gonfie tipo il sacco di un ladro dopo un colpo in banca, so. Non è manco giusto di che è meno di Isabella Deschamps. Vabbè che è soggettivo e che io dovendo scegliere ad oggi per come sto sti giorni preferirei quella, ma questa è proprio la pizza fritta fatta da tua nonna. Che gli bella e dice: oh, hai visto nonna, c'è sta questa nuova tecnica d'impasto? Sì, sì, mangiare te altre quattro. A lei non gliene frega niente, lei la fa così da 40 anni. E tu te la mangi zitto e felice. O zitta e felice. No, è spettacolare. È incredibile come sia tutta un'altra cosa rispetto a Isabella Deschamps. L'impasto, guarda come è gestito differentemente. Lo spessore, la croccantezza esterna, la farcitura. Eppure così diverse, entrambe perfette a modo loro, per quello che cerchi in quel momento. Yes. Avevo pure detto prima, no, ma io 10 l'ho dato pochissime volte, è vero, ma in questo video 2-10. 2-10. Sarebbe veramente da senza cuore non dargli 10 una cosa del genere. Avrei un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Spettacolare. Ti dirò, qua la parte grassa del ciclo affiora pure di più rispetto a Isabella Deschamps, quindi è proprio sugnosa. La pizza fritta sugnosa. Sembra il film dell'orrore Staffo. Ti ricordi quel gelato che prende possesso delle persone? Io vengo preso, vengo posseduto da sta pizza fritta. Pazzesca, come una cosa così piccola, alla fine è anche semplice, non facile. Semplice, possa essere così incredibilmente buona. Riusciamo a fare le nostre conclusioni. Mi sono ridotto a fare la scarpetta nel piatto con la pizza fritta avanzata. Sì, lo sto a fare, sì. Sono felice. E stiamo fuori. Io sto a riprendere un po' le parole. Intanto Luciano... è stato troppo bello. Intanto Luciano De Crescenzo, collega all'IBM di Napoli, di mio nonno, ci raccontava sempre le storie più belle, quell'uomo. Che leggenda. Allora, un video a salire. Vabbè, la seconda tappa che mi è piaciuta meno di Gennaro, Lino a gas. Però comunque tutti i pezzi da 90, tutta gente che le mani in quell'impasto ce l'ha da anni e tira fuori dei capolavori, è poesia, è poesia, pizza fritta in prosa. Mi sento contentissimo e soddisfatto, soprattutto perché grazie ai tuoi, ai vostri consigli, io non so come le hai viste quelle pizze, però le ultime due in particolare sono proprio due facce della stessa splendida medaglia. E mi sono emozionato a mangiarle. Ci tornerò da Isabella, sì, ci tornerò da De Figliole, sì, soprattutto perché il B&B dove... Perdonami, c'era un signore bellissimo in bicicletta che faceva viva Napoli, viva Napoli, mi sono distratto. Ma il B&B che stava di è qua dietro, quindi sempre, ogni volta che veniamo a Napoli lo prendiamo qua con gli amici. A sto punto sono 3 minuti a piedi. Un'esperienza meravigliosa che credo che rifaremo in altre parti d'Italia. Cioè, tipo... vado a Bari e gli dico, oh, ma dove si mangia meglio questo qua? Qui. Si prendono quelli a sondaggio che sono andati meglio e si provano. Che non per forza vuol dire che... mi sto ancora a distrarre, c'è cibo ovunque, io non devo stare a Napoli. Ti stavo a dire, non è detto che vincano i migliori, però comunque scopri un sapore nazional popolare, assapori una media. Quindi, grazie dei consigli, grazie del like, grazie del commento, grazie del follow e grazie di essere una bella persona. Ma sto prat di sfido A lo cambiamo oggi. È un prat di sfido A andare a assaggiare le migliori focacce di Recco, le migliori pampanelle di San Martino. E noi ci vediamo al prossimo video. Sto andando a prendere Enrico in stazione, che oggi
Vieni a Napoli un paio di giorni e andiamo a provare posti. Ciao, fallo forte, fallo sempre e bella zi, un saluto da Napoli. Se conosci posti del genere in grado di farmi emozionare come Isabella Deschamps, le figliole, passa sempre, è meraviglioso.